Qui, Radio Londra. Aldo dice 26 per 1. Ci è giunta notizia dei probabili provvedimenti che il governo italiano ha intenzione di prendere per il Natale 2020. È necessario che spieghi alcune cose di me, perché devo portare un messaggio a Giuseppi, ai ministri, ai deputati, ai senatori di maggioranza, di opposizione, di governo. Io sono sbattezzata per mia richiesta e qui leggo: Arcidiocesi di Genova, Ufficio Cancelleria, gentile signora Cristina Caterina Bregoli. Con la presente le comunichiamo che è stato dato seguito con trascrizione sui registri parrocchiali della sua istanza datata 8 gennaio 2015 e confermata con comunicazione del 22 febbraio 2015. In nota sono riportate le conseguenze di ordine giuridico della sua richiesta. Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, distintamente la saluto. Genova, 25 febbraio 2015, Cancelliere Arcivescovile Michele De Santi. Asterisco. Cosa comporta ciò che io ho chiesto? Lo sbattezzo. Esclusione dall'incarico di padrino o madrina per il battesimo e confermazione. Necessità della licenza dell'ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico. Privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segno di pentimento. Esclusione dai sacramenti e scomunica late sentenze. Io sono sbattezzata, io sono scomunicata, io sono apostata. Voglio fare sapere ai miei iscritti che questa richiesta di sbattezzo l'ha fatta una persona che fin dall'infanzia ha avuto una grande devozione per Dio e per quello che mi veniva insegnato in chiesa. Tanto che ho fatto un corso presso l'Arcidiocesi di Genova e sono diventata catechista con una votazione di 10 e lode e complimenti da parte del Cardinal Siri. Io sono stata catechista, ho insegnato ai bambini il catechismo, poi ho avuto dei dubbi su quello che stavo insegnando, ho rifiutato il compito e mi sono allontanata dalla Chiesa, diventando agnostica, cioè colui o colei che non sa. Successivamente ho abbracciato la religione buddista, sono stata membro della Soka Gakkai per 20 anni. 20 anni ho recitato Gongyo mattino e sera e Daimoku. Ho fatto 16 milioni di Daimoku. Poi ho superato anche questo tipo di esperienza e ho vissuto quello che viene definito l'oscura notte dell'anima, esperienza fatta da San Francesco d'Assisi, San Giovanni della Croce, Teresa d'Avila. Durante il percorso all'interno di questo buio tunnel dove non credi in niente, una sola cosa mi stava veramente a cuore: la mia anima. Io so di avere un'anima da quando ero bambina. Io immagino, ho un'immagine dentro di me di che cos'è la mia anima. E quando ero nel tunnel,
della perdita totale di fede in qualunque cosa, l'unica cosa che vedevo era quella piccola fiammella accesa, e la mia il mio unico desiderio era: non voglio che si spenga, non voglio perdere l'anima. Il tunnel è finito quando, ascoltando un brano musicale indiano dedicato a una divinità, Hanuman, è sorto in me la curiosità e il desiderio di cominciare a studiare i Veda, l'induismo, la cultura nella quale era cresciuto il Buddha, al quale ho donato la mia devozione per 20 anni. Grazie al web e seguendo alcune serie televisive prodotte dalla Sony India, ve ne segnalo due: Mahakali oppure Vignahart Ganesha, e utilizzando i sottotitoli in italiano, io seguo da più di un anno e mezzo il racconto delle storie descritte nei Veda, così come oggi nel 2020 vengono insegnate ai bambini in India attraverso le serie televisive. Quindi questi gli attori parlano in hindi, in sanscrito, e io ho bisogno di utilizzare appunto i sottotitoli in italiano per capire cosa stanno dicendo i vari personaggi. E non ho finito lì, continuo il mio studio dei Veda e dell'induismo ascoltando illustri nostri concittadini che si sono occupati di studiare questa cultura, e mi avvalgo del Google Translator, prendo la roba che è scritta in inglese, me la traduco in italiano e imparo. Perché sto qui a raccontarvi questa cosa privata? Perché il nostro governo sta cagando fuori dal buracco, scusate l'espressione volgare, ma mai è successo che un governo secolare stabilisse quando è nato Gesù Bambino. E ve lo sto dicendo io, la scomunicata di prima, ve lo sto dicendo io, la sbattezzata. Allora, cari cattolici, secondo un'inchiesta che è stata fatta l'anno scorso, l'85% di voi ha risposto che crede in Dio anche se non è praticante. L'85% degli italiani, siete voi che dite che credete in Dio, non io. Ora tocca a voi, guardate, ora tocca a voi dimostrare fino a che punto avete fede. Qual è il livello della vostra fede? Poca? Tanta? Forte? Imprescindibile? Non spetta a me, io non vi giudico. Io vi auguro che ce l'abbiate la fede, perché so come si sta quando non si crede in niente. Tocca a voi cattolici. Il vostro Gesù, il vostro amico Gesù, che deve nascere a mezzanotte del 24 di dicembre, ve lo vogliono fare nascere alle 8 di sera, perché se entro le 10 c'è il coprifuoco e la messa di mezzanotte, scusate, ma me lo ricordo, dura almeno un'oretta, vuol dire che Gesù Bambino deve nascere in tempo perché voi tutti ve ne andiate a casa. Quindi, Giuseppe, ultimo avviso, ravvediti, non prendere quel provvedimento, ti stai mettendo contro gli dèi. Giuseppe, governo, ministri, deputati e senatori, guardate che nei Veda le storie che raccontano di demoni che hanno cercato di prendere il posto degli dèi sono migliaia. Finiscono tutte allo stesso modo, tutte. Oh, vi distrugge Kartikeya,
il figlio di Shiva e Parvati, comandante degli dei. Oh, vi distrugge Ganapati, il secondo figlio di Shiva e Parvati, il dio dell'intelligenza e della saggezza, il dio con la testa d'elefante, ci avete presente? Oh, vi distrugge Shiva col suo occhio che terzo che si apre. Oh, non riuscendo nessun dio, né Shiva, né Vishnu, né Brahma, non riuscendo l'esercito degli dei del sole, della luna, dell'acqua, del fuoco, delle ricchezze universali, quando nessuno di loro ci riesce, tremate tutti, arriva lei, Adi Para Shakti, Durga, Mahakali, è l'ultimo avviso, ravvedetevi, siete solo dei contenitori con una mente, siete già morti, perché tutti muoiono, compresi voi. Con questo provvedimento, caro Giuseppi e tutti quanti voi compagnia cantando, state dimostrando di non avere né uno spirito né un'anima. Fermatevi finché siete in tempo. Questo è l'ultimo avviso. Ve lo do io. Non ce ne saranno altri. Qui Radio Londra, Aldo dice 26 per 1.